Amore, dimmi la verità. Perché stai con me? Devi fare un dispetto a qualcuno. Arturo. Lo so. Se io fossi in te mi sarei già lasciato. Le spiaggette così mi ricordano sempre quando mio padre mi portava al mare. Avevo 7 anni. Mi ricordo che si spogliava. Rimaneva con un costume nero. Poi verso le 3:15, si tuffava e con stile perfetto nuotava per 20 minuti. Poi ritornava, mi prendeva in braccio, tutto bagnato. Io mi ricordo che piangevo sempre. Mamma mia, Amedeo, che carino! Mia madre invece non si spogliava quasi mai. Rimaneva tutto il tempo seduta sulla spiaggia con un largo costume bianco con i fiori rossi e neri. E io avevo 7 anni. 7 anni? Ma pensa quanto eri bello a 7 anni! Sì. Scusate, vado un attimo al bagno. Vai, figurati. Come fai a sopportare uno come questo, sempre così felice, tutta troppo colorata, che dà fastidio proprio? A me piace proprio per questo. Sì? E poi, vabbè, pure lei mi dice che sono un po' spento. Ah, sai come mi chiama? Lo smorto! Tu sei scema, Amedeo. Tu stai diventando... Lo smorto, che ci sta da ridere? Ti chiama solo perché quella è bionda e ti fai chiamare lo smorto? Quella lì, uno come sai quando ci mette a trovare un'altra e ti lascia proprio niente. Perché dici questo? Perché dici... Mo comincia ad avere paura, C'hai paura. Allora non essere così allegro, capito? Gira pure la gente qua, no? Preparati, capito? Anzi, lo vuoi un consiglio mio proprio, caro smorto? Lasciala tu prima che lei lasci a te e ti fa soffrire. Amedeo, guarda qui. Ieri alla festa mi sono portata via lo specchietto di Cecilia. Di specchietto di? Di Cecilia. Ah, sì, sai chi c'era ieri alla festa? Cecilia. Tu ora mi racconti tutto, perché... No, sì, grazie, andiamo. Grazie, volentieri. Che se blocca? Beh, capita, no? Oh, dici pure ora. Tre ore sotto all'ascensore. Ah, un ristorante là, un caffè, certo, che avete un dorcino, grazie. No, io mangio. Ah, tu mangi? Sto facendo una domanda a 3 ore. Lei stava insieme a qualcuno o non mi ricordo. Può essere, non mi ricordo. Non mi ricordo. No, lei c'era ieri sera. Sì. Ah, non hai visto che stava a qualcuno o non mi ricordo? Non mi ricordo. Uno più bello lui con la motocicletta. Sì. Che no, stava, non mi ricordo. Ti ricordi a tuo padre? Ah, quando ti ricordavi che le scimità mio padre, lui nuotava verso le 3:15 per 20 minuti con che stile perfetta. Dire? Ah, sì. Mia madre, lei non si spogliava mai, stava con un vestito a fiori rosse. Ieri sera, che è successo? Ieri sera, no, non mi ricordo. Stava... Ti ricordi, non no? Non mi ricordo. Poi che c'entra? Quelli erano i miei genitori. Quella è la mia fidanzata, guarda un po'. E allora? Ho di chi? Pure io. Appena aperta e vedo arrivare Chiara. Simone, dai, sbrigati. Grazie Peppino, arrivederci. Grazie. Ogni 2 giorni porto sto ragazzino a tagliare i capelli e lui aspetta ore. Ma comunque Chiara è venuta, io avevo appena aperto e mi ha detto: senti Peppino, tu mi devi dare una ciocca dei suoi capelli. Ma che c'è da i capelli miei? No, quelli di un altro, uno di Messina. Uno che passa ogni tanto di qua e che vende i mobili. Quello è pericoloso, quella ragazzina, papì. Quello mi fa una fattura. Ci siamo avvelenati, che facciamo? Ma lo so. Non scherziamo. Come va? Che? Orecchini. Flora, sicuro. Ci mettere la mano nel fuoco, proprio. Ha pigliato gli orecchini per Flora. Elefantino. Carino, che si pensa da... Penso che avrei questi orecchini se li vedevi Cecilia. E lei sa con gli elefantini, proprio. Oh.
Ciao. Ciao. Cecilia. Cosa da niente, una sciocchezza. Nemmeno lo sapevo. E come mi trovi? Ti sei imbruttita. Come? Quando stavi con me eri molto più bella. Tanto io sono contento perché sono stato con una bella e sono stato lasciato da una brutta. Perché, Ceci? Perché? Tommaso, io adesso non è che voglio scaricare tutte le colpe su di te, però... Ma sì, invece sì, è solo colpa tua. È tutta colpa tua. Tommaso, tu con me non stai bene. Quando io non ci sono, tu diventi un'altra persona. Tutte le volte che ci siamo lasciati, e sicuramente anche adesso, vabbè, tu hai cominciato ad uscire, partire, andare, e tutto sempre con le altre. Con me mai? Eri spento. Certo, non mi dovevi più conquistare, e quindi... Allora, con me niente vacanze, niente risate, sì, a parte Gaeta, niente di niente. Fossi stato almeno un fidanzato modello, di quelli che si ricordano date, ricorrenze, anniversari, ma che? Niente. E lui è un fidanzato modello? Ma lui chi? Lui, il tuo fidanzato. Enea. Enea si chiama? Sì. Sì, lui è un fidanzato modello, perché mi fa sentire sempre desiderata, sempre al centro dell'attenzione. E poi siamo sempre in giro, sempre in attività. Ma che fa? Ma lui ha girato mezzo mondo, ha fatto tutti i mestieri. È stato anche arrestato per motivi politici. Ora fa il giudice di gara, di tornei. Ma fa un sacco di altre cose. Io vorrei che scrivesse una biografia. Sei innamorata? Non lo so, è successo tutto così in fretta. Mi sento come ipnotizzata. Forse mi ha ipnotizzata. Ha vissuto 3 anni con una principessa indiana. E l'odore del tuo socio? L'odore non basta più. Aggiustato. Era tu la Fanti? Sì, me li ha regalati Enea quando ho scoperto la mia passione per gli elefanti. Tu non puoi continuare così, ti devi rassegnare, devi dormire. E poi, diciamolo, loro stanno bene insieme. E anche se un bel giorno non dovessero più stare bene insieme, che fai? Vuoi aspettare tutta la vita che lei lo lasci? No. Mamma mia... A me andrebbe bene pure se lui morisse, che non è lei a lasciare. Tommaso, desiderare la morte di un'altra persona. Sai che cosa dice Santa Teresa Antida Dure, il prossimo tuo... Malafemme. Malafemme. Michele, fai un attimo su. Tommaso? 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 Che stai telefonando? Il numero tieni, date. No, voglio sapere solo che c'è, voglio sapere solo, risposto. Lui. Enea, voce di Enea proprio. Voce classica di Enea. Com'è? Com'è chi? Lui, com'è? Come deve essere? Per telefono, che ne so.
No, no, lo so, dico come voce, sa, un ballo, che impressione, l'ha fatto uno bello con la motocicletta. Motocicletta, per telefono, per telefono, non ne so, per telefono, no. No, per dire, per sapere, sì, che c'era pure lei, che ne so, per telefono, telefono. Si sa, non sa niente, allora che tarifa non ha fatto.